Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Oggi così siamo sempre a fare presentazioni di nuovi acquisti. Oggi presentiamo Tiago, che è un ragazzo che abbiamo voluto con insistenza in questa parentesi di mercato per cercare di dare a questo gruppo, che è un gruppo secondo me all'interno di alta qualità, un gruppo che sta bene, fatto da ragazzi moralmente importanti, un altro sostegno per un ragazzo importante prima di essere un giocatore importante. Ha un percorso alle spalle, rappresenta personalità, rappresenta un curriculum importante, anche lui ha fatto un percorso gratificante, quindi anche a completamento un po' di alcune esigenze tecniche che si erano manifestate in quest'ultimo periodo, abbiamo pensato di fare questo tipo di inserimento su un ragazzo che poi in questa parentesi di mercato aveva anche altre opportunità. Il fatto che lui abbia in qualche modo scelto la Cremonese è anche così un attestato di grande stima che il ragazzo nei confronti della Cremonese. Quindi siamo contenti, gli auguriamo un grande in bocca al lupo, perché il percorso che ci aspetta è molto difficile e lungo, perché noi vogliamo rimanere a questi livelli il più lungo possibile. Allora, ricollegandomi a quello che ha detto il direttore, nell'analisi di mercato si fa anche parlare di Pander, Simi, Forte, tutti e perché. La Cremonese invece ha lavorato in un altro modo, ha inserito appunto un giocatore come te in un gruppo, come ha detto il direttore, che ha molti valori umani, ha inserito un giocatore come te che sai cosa vuol dire passare dai play-out a un campionato vincente. Ecco, qui la Cremonese sta costruendo, sta cercando di costruire qualcosa di vincente. Come ti senti, come pensi di inserirti in un gruppo del genere che moralmente, diciamo, sta passando quello che tu forse hai già passato? Sì, innanzitutto buongiorno, approfitto prima di rispondere per ringraziare la fiducia e le parole del direttore, anche della società, del presidente, del MIS, dello staff. E poi sì, penso che io sono stato l'esempio, dopo un campionato difficile in cui noi ci siamo salvati ai play-out, poi abbiamo vinto un campionato, questo vuol dire, secondo me, il gruppo si prepara nella sofferenza per poi riuscire a fare delle cose importanti. Come ben hai detto tu, questo gruppo viene magari di qualche campionato sotto a livello delle aspettative per quello che si era preparato prima, e finalmente in questo campionato, dopo tante sofferenze, sta riuscendo a fare qualcosa di importante. Io quello che ho detto al mister lo ripeto, sono venuto qua con tanta voglia, vengo a dare una mano dalla mia parte. E niente, speriamo di continuare così, perché penso che fino adesso la Cremonese abbia fatto un campionato importante, di spessore. Poi la Serie B la conosciamo tutti, è un campionato tosto, difficile, ci sono tante squadre in pochi punti, quindi alla fine basta poco per essere primi, basta poco per essere ultimi, quindi perciò con questo voglio dire che tutte le partite sono difficili, sono importanti, e alla fine chi riuscirà ad arrivare, diciamo, meglio anche a livello fisicamente sarà quello che sarà felice alla fine, diciamolo così. Ecco, dal punto di vista tecnico le caratteristiche comunque le conosciamo, però ecco, dove ti inserisci meglio in un 11? Sicuramente giocando come gli piace giocare adesso all'allenatore, posso giocare terzino destro, sia a destra che a sinistra, posso anche fare nel caso il difensore centrale, quindi ripeto, io voglio dare una mano, quindi pur di giocare, pur di dare una mano, faccio anche il portiere, quindi diciamo. Però se devo scegliere, ovviamente, terzino, destra, sinistra, quello si vede. Ecco, diceva il direttore che appunto aveva avuto anche altre proposte, ti chiedevo un po' cosa ti aveva convinto di quello del Cremonese. Sì, avevamo insieme al mio procuratore delle proposte, ma nel momento in cui è venuto fuori la possibilità di venire a Cremona, gli ho detto: senti una cosa, lascia stare tutte le altre,
e spingiamo per venire qua, tanto è vero, lo dice il direttore, abbiamo fatto tutto in pochi giorni, quindi questo dimostra prima la voglia della Cremonese nei miei confronti e poi la mia voglia di venire qua per tutto, no? Perché penso che la squadra sia una squadra forte, conosco l'allenatore di aver giocato sempre contro, quindi penso che sia un allenatore importante per la categoria. E poi, come me l'ha detto il collega prima, la Cremonese viene di fare qualche campionato sotto delle aspettative, quindi penso che sia un gruppo che ha tanta voglia di fare e di rifarsi, quindi penso che siano tutti in presupposti giusti per fare qualcosa di importante, di grande. Ciao Tiago, io volevo dirti, sei arrivato in prestito, è qualche stagione che insomma scegli questa opzione per andare anche un po' a giocare, secondo te ci sono i presupposti per far sì che Cremona diventi la tua squadra in pianta stabile, cioè ti vedi qui anche in futuro se dovesse andare bene questo campionato? Guarda, in questo momento io scelgo di mettere davanti a Tiago la Cremonese, in questo momento l'obiettivo principale è quello di fare un campionato di livello, un campionato importante, perciò pensare alla squadra, alla Cremonese, poi avremo tempo insieme magari al direttore, alla società, tireremo le somme, ma sicuramente che sarebbe qualcosa di bello per me, perché ripeto, io qua mi trovo bene, ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che hanno tanta voglia e anche a livello umano sono delle grandi persone, perché in campo li potete vedere, cioè, tutti quanti li conoscono, io invece ho conosciuto un gruppo umano ottimo. Quindi ripeto, in questo momento la mia testa è a dare una mano alla Cremonese, poi penseremo a Tiago in modo singolare, però sicuramente rimanere qua per tanto tempo per me sarebbe un sogno. Come tutti dicono, il ritorno comincia un nuovo campionato, la difficoltà più che altro è ripetersi. Tu come vedi la corsa, visto che tutti parlano della corsa delle prime 6, 7, 8, facciamo 8 con Cittadella? Ma guarda, secondo me il campionato di Serie B viene chiuso, diciamo, in questi mesi qua. L'importante è cercare di rimanere aggrappati al gruppone, quelli delle prime 6, delle prime 8, soprattutto adesso che abbiamo tante partite, tutte partite difficili, quindi cercare di arrivare aggrappati al gruppone delle prime 6 o 8 e poi nelle ultime partite giocarci le nostre carte. Ecco, gli argentini nella Cremonese ne sono stati tanti durante gli anni. Il più importante è stato Gustavo Abeldezzotti, che è di Rosario e che ha fatto la finale del campionato mondiale a Roma nel 90. Ecco, tu in Argentina sei stato poco, perché poi praticamente la carriera si è sviluppata quasi tutta qui. Ecco, che tipo di caratteristiche avete voi giocatori argentini più che sudamericani? Beh, sicuramente il giocatore argentino è un giocatore molto, molto sanguigno, molto passionale, tante volte anche sbagliando, perché magari il fatto di essere così passionale porta magari a fare delle scelte un po' irrazionali, però penso che sia un giocatore che dà tanto anche a livello umano, dello spogliatore, della squadra, che non ci pensa due volte mai a dare l'anima per la squadra, per il compagno, per la maglia, quindi magari tante volte le squadre argentine possono essere di minor livello a livello tecnico o atletico, però cercano di rimediare con questa voglia, con questo agonismo che alla fine quando le cose sono pari magari si define grazie a questo, grazie al cuore, grazie a questa voglia di fare, quindi penso che questo sia diciamo la differenza del giocatore argentino. Però i più forti del mondo sono stati gli argentini, insomma, anche oggi. No, sicuramente, però a quei livelli lì, comunque, quando le squadre, tutti quanti, anche in Serie B, le squadre sono tutte forti, il livello è altissimo, ma tu puoi andare a vincere contro la prima come puoi perdere contro l'ultima, quindi è questo che voglio dire, quando magari in questa parità di livello cerchiamo di sempre tirare fuori qualcosa di più a livello anche di personalità o di grinta, e quindi magari alla fine penso che quello sia la cosa giusta da fare in questo campionato, in questo momento. Prima dicevi che appunto prima di
Di Tiago viene la Cremonese, ti chiedevo un po' invece a livello personale quali erano i tuoi obiettivi per questa seconda parte di stagione dopo dei primi 6 mesi dove immagino ti aspettassi magari di trovare anche più spazi. Sì, guarda, non voglio parlare di quello che è successo prima, adesso sono qua, sono molto contento di essere a Cremona e a livello personale, come ho detto prima, cerco di dare una mano, voglio dare una mano, voglio rendermi utili alla causa e, ripeto, la cosa più importante in questo momento è fare un campionato di livello, continuare con questa classifica, magari arrivare anche più in alto, però come ho detto prima non voglio pensare tanto a quello che devo fare io, voglio che la squadra faccia quello che deve fare, continuare così e poi tutti quanti essere felici alla fine. Sì, qui a Cremona ritrovi due giocatori con cui hai passato belle esperienze, penso a Baez, quando a Cosenza avete raggiunto quella salvezza storica, e al Gondo, con cui praticamente meno di un anno fa avete raggiunto la Serie A. Che piacere ti fa ritrovare Baez, e invece secondo te che tipo di apporto può dare Gondo, perché non l'abbiamo ancora conosciuto, probabilmente in questi giorni verrà. Sì, guarda, sicuramente è una grande gioia trovare due amici come Jaime e come Cedric. Però ripeto, questa squadra penso sia una delle poche squadre che ha almeno due giocatori titolari in tutti i ruoli, quindi in questo campionato così difficile penso che sia qualcosa di importante, soprattutto visto il mese di febbraio che si giocano 10-12 partite praticamente in 40 giorni, avere una rosa così profonda penso che sia molto importante. E poi per quello che riguarda a Cedric, è un giocatore che secondo me in questa categoria può fare la differenza, c'ha sicuramente forza, velocità, e come abbiamo detto l'altro giorno, tra virgolette, noi abbiamo assaggiato il sapore della vittoria, quindi una volta che assaggi quel sapore non puoi farne a meno, no? Perciò abbiamo tanta voglia di ripeterci, diciamolo così, e speriamo di fare qualcosa di importante, perché, ripeto, ci sono tutti i presupposti per poter farlo.